Oggi siamo arrivati alla terza e ultima parte dedicata alle uscite in streaming di gennaio 2021. Si parla quindi di Disney Plus. Come sempre Disney ha la lista delle uscite forse più corta di tutte, ma non per questo la meno attesa. E non fate finta di non vedere le grafiche, io vi osservo e lo so che poi non cliccate a sufficienza e non digitate quello che pensate. Non fate gli scansafatiche! Parto da una serie dedicata ai supereroi, Marvel Studio Legends, una serie di episodi che preparano lo spettatore a conoscere il background dei supereroi Marvel che appariranno da qui a breve. Certamente non guardarlo non inficerà la visione delle future produzioni, ma sicuramente farà capire molti più dettagli a chi non è avvezzo a seguire le uscite fumettistiche con una certa costanza. I primi due episodi saranno incentrati uno su Wanda Maximoff e l'altro su Visione, che certamente avrete visto nei vari film degli Avengers. Ci sarà però un motivo perché abbiano scelto proprio questi due supereroi rispetto ad altri più noti. Poi, se faranno una serie simile ma sul super cattivi, sarebbe molto succosa. Finalmente una serie che si aspettava con ansia, WandaVision, dedicata a Wanda Maximoff e Visione. Ah, ecco perché hanno deciso di fare quegli speciali sui personaggi. Dal trailer sembra che i due vivano negli anni 50 un'avventura degna di Pleasantville. Non so se vi ricordate il film. Un'esistenza quindi molto pacifica e idealizzata, sebbene i due manifestino i loro poteri. Però qualcosa succede e i due innamorati intuiscono che qualcosa non torna rispetto al mondo attorno a loro. Sinceramente sono interessato a questa serie perché non parla dei soliti super triti e ritriti di questi ultimi 15 anni. Sì, ok, una serie su Thor fracassone la vorrei, ma costerebbe probabilmente troppo. Passando per direttissima ai film, non si può perdere One World, Oltre la magia, un film di animazione Pixar ambientato in un mondo fantasy che arriva a stretto giro dopo Soul, arrivato invece per Natale. Due elfi perdono il padre, ma hanno l'opportunità di passare ancora un giorno con lui. Pertanto si imbarcano in un'avventura in un furgone, ostacolata però dalla madre alleatasi addirittura con una manticora. Beh, se non sapete cosa sia una manticora, nemmeno io, e sono andato a cercare un essere per metà leone, per metà pipistrello e per metà scorpione. Ma quante metà ha? Comunque, questa avventura è piena di incantesimi, mappe misteriose, scoperte incommensurabili e ostacoli impossibili. Insomma, una classica avventura per ragazzi che potrebbe significare più di quanto credono. Faccio notare che questo film finalmente arriva dopo mesi e mesi di ritardo, visto che l'uscita doveva essere in sala. In arrivo anche il terzo capitolo di Narnia, Il viaggio del veliero. Ovviamente non una nuova uscita, ma un recupero che va a completare la trilogia dopo che Disney evidentemente ne ha riassorbito i diritti nel nostro paese. Inutile dire che se non l'avete ancora visto, è un buon modo per recuperarlo. Arriva il turno dei documentari e il primo è Wild Uganda, un documentario naturalistico che vuole far vedere un paese ancora fuori dalle mappe turistiche, noto per aver avuto guerre fino a pochi anni fa e in cui a causa del bracconaggio ha rischiato la perdita di un prezioso habitat di animali. Questo documentario ripercorre quel passato per arrivare ad oggi, dove il ripristino dei parchi nazionali sta ridando spazio a gorilla delle montagne, elefanti delle caverne, scimpanzé e leoni. Un altro documentario che potrebbe essere interessante è dedicato ad Amelia Earhart, Una vita in volo, la storia della donna pioniera del volo che scomparve nel 1937 durante una trasvolata oceanica e di cui non si seppe più nulla. Il documentario ripercorre i record dell'aviatrice che fu un vero simbolo per il movimento di emancipazione femminista dell'epoca. Vedremo se troveranno il suo aereo. Con questo non solo ho detto tutto per questo video, ma ho pure completato il trittico delle uscite di gennaio 2021. Non dimenticatevi il mi piace, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare e condividere. Sul mio sito web marcotaddia.net trovate anche diversi semplici modi per supportare questo canale e rendermi un inizio 2021 ancora più positivo. Al prossimo video, ciao!